Che mazzo! Sembra l'inizio di Odissea nello spazio. Benvenuto nel piano astrale, Russa Lord. Ci hai teletrasportato? Oh no! Siete con me, comodi comodi. Ho solo unito le vostre menti. Cos'hai unito? Non ho acconsentito a questo, Sol Cappiani. Non è una tipa da permessi, è più da sono quasi certa qui e destino della galassia là. Non ti offendere, divino dorato. Il disastro nasce dalle tue mani dorate. Questo cosa vorrebbe dire? Credevo ci avrebbe dato la cura per Drax. Cura e causa coesistono. Ragazzi? Ma è Drax? Io sono Groot. Quindi si va nella testa di Drax? Letteralmente? Diego Verde è lì da qualche parte. Trovatelo e convincetelo a tornare alla realtà. Mantis, fammi capire, dobbiamo andare verso la luce abbagliante. Credo che sì. Raggiungete il cuore della promessa di Drax. Non sono mai stata così in profondità. Aspetta, se non l'hai mai vista, vuol dire che non accadrà mai. Spero di no. Andate avanti. Se perdiamo il contatto, ascoltate Amy Winsock. Ce l'ha con te? Chiaramente. La promessa di Drax. La mia era meno deprimente. È solo la soglia. Il poveretto era bloccato qui, dove rivedeva la perdita della famiglia. Paura e dolore hanno reso preda il vostro amico. Cosa dici al riguardo, riccioli d'oro? Più di quanto voglia. Ecco, Mister Muscolo. È stato facile. È solo un'ombra, pelosetto. Una parte del povero verdolino scaverà e non accetterà. Quello lo avete sentito anche voi, vero? Thanos. Sta scappando! Seguilo, Starbucks! Non ti posso da questa parte! Drax! Speriamo di atterrare sul mondo! Drax? Non è Drax. Thanos. Non ti aspettavi una riunione di famiglia, Gamora? Sarà molto divertente. Spero con tutto il cuore che siate pronti quanto lo sono io! Qualcosa non quadra. Stai sottovalutando le regole del regno. Ma che? Ok, è qualcosa di nuovo? È nuovo, no? Se fossero stati due, lo ricorderei. Due mostri, due bersagli da far fuori. Ehi, Pepita, che ne diresti di darci una mano? Fronteggi il fantasma. Un'aerea forma. Futile faida. Ha detto no. Fortuna favorisce i falliti! E questo come dovrebbe aiutarci? Dobbiamo proprio chiuderla qui! Ti accettano, Dio! Peter! Wow! Ehi, che succede? Ma è... non riuscivo a vedere! Wow. Siamo vivi! Mantis, forse ce l'abbiamo fatta! Ma non vedo Drax! Oh, bene! Per niente inquietante! Ehi, guardate! Scommetto che arrivo prima io al centro! Sei così ansiosa di superare tuo padre, Nicoletta!
Non così in fretta! Drax, aspetta! Eccolo di nuovo! Drax, bello! Aspetta! Spento a seguire gli stolti. Mi sento, piccolo! È una competizione controllata dalla controparte. Se hai un'idea migliore, dimmi pure. Oh, ammesso che riusciamo a prenderlo. E poi? Ci sto lavorando. A sinistra. Riesci a vedere? Il vostro amico è annebbiato. Non pondere le parole. Per essere una... Lì! Guardate! Ehi, come hai fatto a battermi? Perché sono tuo padre. Hai giocato di nuovo nel giardino di tua madre. Andavo a caccia. Di terra? No, l'ho seguito, ma era troppo veloce. Solo gli stolti corrono. Una cacciatrice aspetta e sceglie il momento. Drax. Papà, stai bene? Drax, Cavaria, è ora di tornare a casa! Che razzo è quello? Sì, piccola. Tua madre aspetta. Infida, succube! Molla subito la presa! Direi che non siamo più in casa. Che razzo sono? Orrori dell'ombra! Scovate la sorgente! Io spiano la strada! Andate fuori da quei nidi! Razziate i rimasugli! Preparo il passaggio! Occhio! Fuori due! Continua! Will, ti sei sbarazzato dai nidi? Lo prendo! È tutto pronto! Potete essere portati dentro! Non ci provare! State tutti bene? Definisci stare bene. Direi che dobbiamo capire cosa ci tiene alla larga da Drax. Ne avete visto le vestigia? La roba nera. Ma è... La moglie di Drax, Ovette. Questa deve essere la casa di Drax. Ve la siete presa comoda voi due? Solo gli stolti corrono. Vieni, amore. Ora rientriamo. Drax, bello. Le tue sono parole al vento. Calmati, ok? Ci penso io. Forza, ragazzone. So che puoi sentirmi. Perché mi perseguiti? Lo perderemo ancora. Sono io, amico. Starklord, ricordi? Ci siamo tutti. Sei più forte di questa roba. Forza, brutto idiota. Non lasciarmi solo con Quill. Io sono Groot. Drax, la cena è pronta. Qui non è Ovette. Lascia andare. Non sai cosa mi stai chiedendo. Ecco che si ricomincia. Ok, cerca e distruggi come l'altra volta. Siate rapidi. Le fauci si serrano di scatto. Non riesco a resistere. Ok, forza. Oppure no! Quello era l'ultimo! Eterno.
eterna entropia. Ferma questa farsa! Chiudete gli occhi! Molto male. In mezzo a questo razzo, ecco dove. Non va così male. Se non altro, non vedo altre promesse. Esistiamo in echi eterni ed eterei. Il nudo nudo. Non aiuti, mago derelitto. Ok, dividiamoci e cerchiamo una via d'uscita. Da qualche parte. Fate voi. Se crepo in un pozzo, perdo la scommessa. Era da solo in un pozzo. E se moriremo entrambi, non potrò riscuotere. Antis! Un aiutino! Rocket! Mi sono dato un pizzicotto. Tu e le tue dannate superstizioni terrestri. A questo punto proviamole tutte. Sveglia! Lì! Guardate! Ha funzionato veramente. Andiamo. Una parte di lui è con noi, ne sono certo. Spero tu abbia preparato un discorso coi fiocchi, Pip. Perché lo state facendo? Lasciatevi in pace! Tu fidati di noi, Drax. Vogliamo aiutarti. Distruggendo la mia casa? Ma quanta beata ignoranza. Quale ignobile causa. Calma, Shakespeare. Ci pensiamo noi. E dai, non vorrei restare in questa specie di buco. Affronterei gli abissi di Sardut per la mia famiglia. Drax, tesoro, è ora di cena. Ti capisco, sai? Sembrano molto speciali. Sono l'unica cosa che conta. La mia Ovette. La compagna più intrepida mai conosciuta. Mi donava pace anche quando infuriava la guerra. E Camaria. La mia piccola Camaria. Aveva ereditato il meglio. A dispetto delle dimensioni. Erano così. Erano. Se sono davvero scomparse, cosa sto vedendo? Non lo so. Ma non è reale. E non ti fa bene. È una perversione. Nata dalla disperazione. Senza. Non resterà niente. Non voglio rimanere da solo. Ehi, non sei solo. Siamo qui per te. Tutti abbiamo perso qualcuno. Ma poi passa. Se ti circondi delle persone giuste. Io sono Groot. Groot dice cose sdolcinate. Fai finta che le dica anch'io. Noi siamo una squadra. Papà, va tutto bene? Vieni con noi, Drax. Non è lei. Male, papà. Parlaci, amore. Ricorderò il tempo insieme, senza odiare ciò che abbiamo perso.
Vi amerò e vi onorerò. Per sempre. Stai, bestione? Tutto ok? Sono rinsavito grazie a tutti voi. Vi chiedo scusa per la mia mancanza di giudizio. Ehi, non ci devi niente. Nessuno qui è perfetto. Siamo fatti così. Che cosa ricordi? Ogni menzogna che accettavo addensava l'oscurità. Più tempo passavo con la mia famiglia, più mi convincevo di non poterle lasciare. Peter Quill... Tua figlia è in pericolo. Se soffre come ho sofferto io, l'oscurità potrebbe consumarla. Non se posso impedirlo. Dobbiamo agire con astuzia. Ci divide un esercito di convertiti. È anche pieno di quei cosi neri. Qualcuno vuole spiegarmi perché il capellone gli ha dato corda? Io vorrei capire perché aveva il suo aspetto. Perché sono io. Chiomadoro! Perché non vieni qui a spiegarci questa storia? Il tempo è tiranno e la vostra intesa è ininfluente. Posso sparargli? Dai, fammi sparare! Io sono Groot. Il primo scontro non conta. Ehi, ci siamo dentro insieme. Immaginate un'onnipotenza ambigua, alla deriva nelle tenebre. Parlando di tenebre... Era una solitudine celestiale. Un potere senza proposito, fino alla scoperta di Raker. La sua ciurma era convalescente, piagata da una peste a cui ho dato serenamente sollievo. Una nave piena di malati si è casualmente imbattuta in un guaritore onnipotente? Eravamo guaio e guarigione, sintomo e soluzione. Hanno venerato il mio valido vaccino, definendomi un dio. Sappiamo tutti dove andrà a parare. Io non so dove andrà a parare. Qui è spaventato! Adulato dall'ammasso di adepti, in me è germogliato un grande godimento. E dall'ombra ha usato creature carenti, prive di catarsi, fragili folli di cui cibarsi. Dall'arroganza l'appetito, la brama bestiale di nome Magus. Cosa voleva? Venerazione assoluta. L'ho sentita anch'io e non percepivo nient'altro. Adulazione, flagellazione, con sofferenza e costernazione. Te l'avevo detto che faceva paura. Era pura putredine, sezionata dai semi del mio stato. La gemma dell'anima è andata in malora e me ne sono liberato. Liberato? In che modo? Una meraviglia meccanica di Raker ha privato il mio cranio della gemma, asportando l'angoscia ad essa avvinghiata. Tradotto, hai regalato a Raker i tuoi poteri. Ogni suo cupo capriccio è nato quel giorno, amico mio. Spergiurò di separare scandalo e santità, che la guarigione era raggiungibile senza gravare sulle genti. Ok, ma chi è che la raggiunge? Concordo con Rocket. Raker sapeva bene cosa stava facendo. Quel megalomane è un maestro manipolatore. Cavolo! È contagioso. Non ho colpe per i compagni caduti.
L'esperimento erratico ha danneggiato entrambi. Allora come spieghi che il tuo amichetto abbia messo le mani sulla gemma e stia conquistando la galassia? Non lo so. Credo di avere la risposta. Quando ho rifiutato la mia promessa, sono stato trascinato in quella di Nicky. C'era Corella. Voleva mostrarmi qualcosa. Peter, non puoi credere a ciò che hai visto laggiù. Era diverso. Io me ne sono accorto. Mi ha riportato alla ZQ, dove poi ho visto il Magnus. Ho visto avvinghiarsi a Nicky e... l'ho visto uccidere Corella. Ma ti ascolti? Come ha fatto a mostrartelo se è morta? È plausibile. Forse l'anima è pressata nella gemma, incatenata all'impante. È ciò che ha detto Corella, che loro tre sono tutti connessi. Ha detto che Nicky deve accettare la sua morte. Il Magus degusta il suo dolore, le manipola la mente, sfamandosi dei suoi sostenitori. Senza mai saziarsi, immagino. Ha un appetito insaziabile. Incontrastato, il Magus assorbirà tutto. Abbiamo bisogno di un signor piano. Beh, pensatelo in fretta, perché si vede la luce del giorno. Il legame tra il Magus e la matriarca deve essere leso. Si sazia sfruttando chi gli offre sostegno. Quindi... Nicky è come un signore dei vampiri, curandola libereremo gli altri. Non potevi dire così?